Allora, lo stock è un pesce norvegese che viene pescato nelle isole Lofoten e arriva direttamente con i tir. Dopo 3 mesi di essiccatura viene messo nell'acqua di Mammola, che è la caratteristica per cui il prodotto esce eccellente, oltre alla lavorazione artigianale. Il prodotto si presenta con questa forma di un pesce essiccato, non c'è la testa, poi viene messo 24 ore in acqua stabile. Dopo le 24 ore affrontiamo la prima fase della lavorazione, che consiste nella spaccatura del prodotto, dove andiamo a fare molta attenzione a non rovinare le parti interessate che poi serviranno durante la lavorazione. Ci vuole molto cura, attenzione. Poi il pesce viene suddiviso in due parti uguali in senso verticale. Viene estratta la lisca centrale. Queste due parti del pesce poi vengono messe di nuovo in acqua. Mettiamolo in acqua così. Dopodiché, il giorno successivo si prende il pesce e vengono affrontate le varie fasi di pulitura del prodotto, dove andiamo a togliere le parti che non servono e quelle che ci ostacolano la buona maturazione del prodotto, facendo sempre cura e attenzione. Viene pulito. Viene tolta la pelle in eccesso per una buona maturazione del prodotto. E poi si rimette in acqua. Il giorno successivo a quest'altra lavorazione c'è quest'altra fase della lavorazione, che è il pesce pulito, dove deve essere messo in acqua corrente per altri 5-6 giorni. Dopodiché arriviamo al prodotto finale. Il prodotto finale, come si può vedere, è un prodotto abbastanza consistente, colposo, bianco. Questo prodotto arriva a maturazione così grazie alla lavorazione artigianale, alle vasche con dell'acqua corrente, che l'acqua ha delle caratteristiche chimico-fisiche, che ha delle caratteristiche nutrizionali abbondantemente buone per lo stocco, in modo tale che non si mette l'aggiunta di additivi o qualcosa di chimico. È più lunga la lavorazione, ha una durata maggiore rispetto a quella industriale, e niente. Il prodotto finale è così. Poi viene messo 2 giorni in cella frigorifero a 0-4 gradi di temperatura e poi viene mandato nei ristoranti, nelle pescherie, in tutto il mondo facciamo delle spedizioni. Oltrepassiamo l'oceano sia in Canada che in Australia, quindi facciamo pure esportazione.